Ciao a tutti da Isabelle Grand, bentornati nel mio canale di Risveglio. Impiegato e dipendente sono due parole che forse vi suonano familiari, ma vediamone il vero significato. Impiegato vuol dire piegato dentro, impiegato. E dipendente che cosa vuol dire? Vuol dire che non siete liberi, che dipendete da qualcuno. Che la vostra vita, il vostro sostentamento dipendono da qualcuno. E ciò che sta succedendo oggi ci mette in evidenza il pericolo di essere dipendenti da qualcuno o da qualcosa. Per cui tutto quello che ci hanno insegnato in questo mondo moderno, che l'economia deve andare per forza in questo modo, non c'è un'alternativa, che il mondo del lavoro deve essere strutturato in questo modo e non ci sono alternative. Bene, quello che vi hanno insegnato è una panzana, perché questo non è l'unico modo possibile, questo è il peggior modo possibile. Innanzitutto perché le persone diventano sostituibili e diventano completamente indifferenziate nel nostro mondo. Cosa vuol dire? Che non si guardano le reali qualità di una persona. Devi trovare un lavoro perché devi avere un reddito per mangiare, quindi perché devi comprare il pane. Ma non importa che lavoro fai, basta che lavori. Non importa quali sono le tue qualità, le tue aspirazioni, quello che veramente sei portato a fare e che faresti con gioia. No, bisogna farlo con sofferenza e stare zitti. Perché? Perché se hai un posto di lavoro sei già fortunato. Ebbene, questa è la balla del sistema, perché il sistema vuole che sia così. Ma non è assolutamente l'unico modo possibile, lo ripeto. Bene, quindi che cosa ci ha portato quello che ci hanno insegnato? A essere impiegati, piegati dentro, e dipendenti, a non essere liberi di scegliere come organizzare la nostra giornata, a non essere liberi di strutturare la nostra giornata in base alle nostre peculiari condizioni individuali, perché ogni essere è unico e irripetibile, ha i suoi bioritmi, ha le sue esigenze, ognuno ha il suo orologio biologico e ognuno ha le sue predisposizioni. Nel nostro mondo completamente quantitativo e non qualitativo, tutto ciò viene ignorato. E quindi cosa succede? Quello che sta accadendo adesso ci fa capire che questa nostra situazione di dipendenza ci porta ad essere ricattati. E non è una bella cosa. Quindi ognuno di noi, chi soprattutto vuole percorrere un cammino di risveglio, dovrebbe iniziare a guardarsi dentro e a sentire quelle che sono le sue vere aspirazioni e qualità, perché ognuno di noi nell'universo occupa un posto specifico, ha delle qualità e una natura specifica e se vengono coltivate e messe a frutto queste qualità, l'universo ci premia, sicuramente ci premia. Noi siamo infelici quando ci allontaniamo da quello che è il nostro naturale ruolo e il nostro naturale posto nell'universo. Quindi, quando ci dissociamo dalla nostra anima, siamo infelici e andiamo incontro anche a situazioni sfortunate, perché la fortuna, con la F maiuscola, nel senso latino del termine, ci abbandona. Quindi facciamo piazza pulita delle paure, di tutto quello che il rimuginio mentale ci porterebbe a dire.
Ma allora uno cosa fa? No? Come sopravvive? Come fai? Non sto dicendo a nessuno di lasciare il posto di lavoro oggi. Sto dicendo che dovremmo iniziare ognuno col suo esempio personale a costruire un tipo di vita diversa. Un tipo di vita diversa che, come dire, metterà in luce che ci sono delle possibilità che ora non vediamo, perché basta saper vedere queste possibilità. Noi abbiamo un limite mentale, che è quello che un po' ci è stato inculcato. È così, deve essere così, non si può fare altrimenti che così, se no non mangi. No, non è vero. Sarà sempre così se noi abbiamo paura e ci facciamo guidare dalla paura. Invece, se noi iniziamo a mettere a frutto i nostri doni e iniziamo a sviluppare quella che è la nostra qualità essenziale, naturale, la nostra anima, le cose andranno, diciamo, ad incastro magicamente. E l'universo ci assisterà. Bisogna iniziare pezzettino per pezzettino, non si fa tutto dall'oggi al domani, questo sia chiaro. Bisogna anche essere in questo senso realisti. Le cose si costruiscono giorno per giorno, ma chi inizia con coraggio e con costanza verrà premiato, chi non inizia mai resterà nella solita merda quotidiana. E nella solita posizione di poter essere in qualunque modo, in qualunque momento, ricattato e alla mercé di qualcun altro o di qualcos'altro. Bene, questo è il mio messaggio di oggi. Rifletteteci, perché non è bello occupare un ruolo che non è il vostro. Non è bello far violenza a voi stessi, alla vostra anima. Ed è quello che accade nel nostro mondo, quindi riprendete in mano il vostro vero sentire e buttate via il vostro ego, buttate via la spazzatura mentale, i condizionamenti. Il limite è solo nella vostra testa. Nel momento in cui non vi porrete più limiti mentali e inizierete con costanza e con impegno a lavorare su di voi, le cose arriveranno. Bene, questo è il mio augurio con tutto il cuore. Ci vediamo allora ai prossimi video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e se volete abbonatevi. È un canale di risveglio dove parlo anche di enneagramma, esoterismo, crescita personale, benessere naturale e anche energia sessuale. Ciao a tutti!